Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video. Oggi vi suggerisco 6 libri che potete portare nelle vostre vacanze per renderle ancora più meravigliose. Prima di cominciare vi ricordo di iscrivervi al canale e di attivare la campanella in modo da ricevere una notifica ogni volta che uscirà un nuovo video e se non lo fate già di seguirmi su Instagram, io sono Martina Tazza. Bene, cominciamo! Prima di tutto vi dico che ho scelto dei libri molto vari, spaziano dai romanzi ai thriller ai non romanzi, quindi magari libri di crescita personale, insomma cerco di accontentare un po' tutti i gusti, ma soprattutto cerco di andare incontro alle varie esigenze che possono esserci durante una vacanza. Partiamo dai thriller. Io ho scelto 2 libri per questa categoria perché sono sicura che possa essere una lettura molto interessante da fare in vacanza. Abbiamo bisogno di leggere qualcosa che ci coinvolga. Magari siamo in spiaggia, ci sono tante voci, bambini urlanti o persone che parlano intorno a noi e vogliamo qualcosa che ci faccia immergere nella storia e dimenticare tutta la confusione che abbiamo intorno. Ho scelto quindi per voi La vacanza ideale di Claire Douglas. Oltretutto il fatto che si parli di una vacanza mi sembrava proprio la tematica perfetta. È un romanzo che vi coinvolge, vi fa andare avanti pagina dopo pagina, uno di quelli che se siete sotto il sole vi fa bruciare completamente perché vi siete dimenticati di alzarvi e di spostarvi all'ombra magari. In questo libro si parla di una giovane coppia che decide di fare uno scambio di case. Una famiglia li contatta perché hanno bisogno di una sistemazione in città vicino all'ospedale dove devono portare la figlia eccetera e in cambio darebbero alla coppia la loro casa, che invece è una villa enorme su una scogliera, per l'arco mi pare di una settimana. La coppia decide quindi di approfittare di questa proposta per farsi una vacanza improvvisa, ma dentro questa casa una volta arrivati succedono delle cose molto inquietanti che spaventano enormemente la protagonista e che la fanno ripensare a un passato che pensava di aver dimenticato. Un libro molto molto carino che sono sicura vi piacerà. Secondo thriller che vi consiglio, in questo caso passiamo ad un'edizione economica più leggera da portarsi in giro, L'ultima volta che l'ho vista, di Charlotte Link. Questo libro ve lo consiglio perché Charlotte Link è un'autrice che riesce a mescolare thriller e romanzo, ecco perché è qualcosa di un po' più leggero che potete benissimo affrontare in vacanza. In questo caso si parla di una coppia che fa una gita fuori porta se non erro e improvvisamente la moglie scompare per non lasciare traccia. È stata rapita, questo ovviamente c'è scritto nella trama, non vi sto svelando niente, è stata rapita da un uomo che l'ha rinchiusa in un posto segreto, ma quest'uomo prima di riuscire a liberarla viene arrestato per un crimine precedente. In realtà tutto comincia a cambiare quando quest'uomo ha scontato la sua pena e torna in libertà perché cominciano ad accadergli delle cose strane e molto pericolose. Sto scegliendo libri che non siano troppo impegnativi a livello magari intellettuale, perché quando siamo in vacanza credo ci vogliamo anche un po' rilassare e staccare dalle cose che impegnano troppo il nostro cervello, ma questo libro, come gli altri che vi consiglio, sono dei libri scritti bene, molto coinvolgenti e che sapranno, secondo me, dare un tocco in più alla vostra vacanza. Passiamo adesso ai romanzi. Il primo che vi consiglio è un romanzo che è stato abbastanza pubblicizzato, tra virgolette, quando uscì, però magari ancora non l'avete recuperato e questa può essere l'occasione giusta. Come fermare il tempo di Matt Haig. Questo autore in realtà ha scritto poi altri libri sulla, diciamo, sul sostegno psicologico, sul come vivere la propria vita apprezzandolo appieno, su come combattere la depressione che lui stesso ha vissuto, quindi è un autore che di solito si concentra su questo, ma questo in realtà è un romanzo che lo ha fatto anche conoscere a noi italiani e che a me, devo dire, è piaciuto. E in questo romanzo c'è un personaggio che semplicemente non invecchia o comunque invecchia molto molto lentamente e quindi la sua vita non attraversa 80, 90, 100 anni ma attraversa centinaia di anni. È un libro che racconta storie d'amore, di vari tipi d'amore, non soltanto quello tra un uomo e una donna, che racconta avventure, che racconta difficoltà che l'uomo si è trovato ad affrontare durante vari secoli della propria storia, ma soprattutto un
romanzo che racconta di come si potrebbe affrontare una vita così lunga, che forse tanti desiderano, ma che non hanno poi in realtà capito appieno quali potrebbero essere le problematiche. Il libro è anche una bella avventura di questo nostro protagonista, quindi credo che possa essere un bel viaggio da fare durante un viaggio. Adesso passiamo all'amore, perché so che tra di voi ci sono tanti romanticoni. Ho scelto un libro che forse è uno tra i più romantici che io abbia mai letto. Molti di voi l'hanno letto, però non è un libro recentissimo, quindi forse qualcuno ancora deve approcciarsi. E sto parlando del Cavaliere d'Inverno di Paulina Simons, credo si pronunci. Comunque, è il primo di una trilogia, se non erro. Io ho letto solo questo. Vorrei andare avanti, però non so, non l'ho mai fatto, quindi per ora ho letto solo questo. Ma in realtà vi dico che chi legge il primo legge anche quelli successivi, perché sono veramente molto coinvolgenti. Allora, io personalmente ho trovato la storia d'amore un po' stucchevole, ma un'ambientazione storica meravigliosa, e so che tanti di voi amano anche la storia. Quindi ho deciso di consigliarvelo perché in realtà questo libro ha avuto tanto successo, i lettori lo hanno davvero amato, quindi non mi faccio condizionare dalla mia opinione che è un po' diversa da quella degli altri sulla storia d'amore, che poi la mia riguarda solo questo, ma ve lo consiglio perché appunto credo che potrebbe piacere a tanti di voi. Siamo a Leningrado all'inizio degli anni 40, quindi un periodo storico molto particolare, e vediamo la storia di una protagonista che si chiama Tatiana, ok, se non erro sì, di una protagonista che deve affrontare delle scelte impensabili, soprattutto per la sua giovane età, e che soprattutto deve difendere un amore che è in realtà disseminato di ostacoli che appaiono insormontabili. È un libro, è vero che è un bello grossotto, però a chi piacciono i romanzi d'amore e la storia raccontata con grande cura, sono sicura che non stancherà mai, anzi avrete difficoltà a metterlo giù. Dopo un libro bello corposo, passiamo invece a una lettura più leggera, proprio nel senso letterale del termine, perché ho pensato che magari alcuni di voi fanno delle vacanze che non prevedono tanto tempo per la lettura, ma magari affrontano un viaggio che invece li trova costretti a dover occupare il tempo magari con un buon libro, quindi avete bisogno di qualcosa di bello da poter leggere, ma che non sia troppo pesante, perché magari va tenuto in uno zaino da portare con voi. Per questo vi consiglio La meccanica del cuore di Mathias Malzieu. È un libro meraviglioso, una favola per adulti, la definisco sempre. Il racconto di un ragazzo, un bambino, che ha un problema al cuore e che viene corretto con l'inserimento di un meccanismo che addirittura è in parte visibile all'esterno, che regola il suo cuore. Ma questo meccanismo non è perfetto, non è fortissimo, quindi deve il ragazzo, che poi chiaramente crescerà, evitare tutte le emozioni forti, perché altrimenti il meccanismo non reggerà. Ovviamente tra queste emozioni c'è l'amore, non può innamorarsi se vuole vivere. Secondo voi sarà possibile vivere una vita senza innamorarsi? Questa è la storia che fa per voi se desiderate qualcosa che vi tocchi il cuore, letteralmente, e che allo stesso tempo vi accompagni durante un viaggio magari un po' più lungo. Infine, un bel libro di crescita personale, diciamo, lo definirei, perché ho pensato che per alcuni di voi la vacanza sia anche un momento per ricalibrarsi, un momento per riprendere un po' le fila della vita e poter riprendere magari a settembre con una nuova energia, e quindi non c'è libro migliore di questo per farlo. Piccole abitudini per grandi cambiamenti, un libro che parla appunto di come inserire nella propria vita delle buone abitudini in modo che il tempo venga sfruttato nella maniera migliore, che sia produttivo e proficuo, allo stesso tempo non sentirsi magari sovrastati, sommersi dagli impegni, e anzi cercare di rendere la nostra quotidianità migliore attraverso le buone abitudini che eliminano quelle cattive. Io ho trovato un libro illuminante, oltretutto i capitoli sono molto brevi, quindi è una lettura che può essere fatta anche in vacanza quando siete impegnati tutto il giorno e avete 10 minuti ogni tanto per dare una sbirciatina al libro, e può essere per l'appunto l'occasione giusta per trovare dei nuovi spunti per quando le vacanze saranno finite, ma volete mantenere quel senso di pace e di equilibrio che avete riacquistato. Bene ragazzi, il video finisce qui, io spero vi sia piaciuto, un video breve dove però ho cercato di darvi qualche consiglio che mi auguro veramente possiate portare con voi in vacanza, anzi fatemelo sapere se lo farete. Quindi io vi saluto e ci vediamo prestissimo con un altro video. Ciao!